Apriamo qui, cosa c'è? C'è una camicia. C'è una camicia. Apriamolo un attimo. Ah, c'è uno strappo. Non l'ho strappata io, che vuoi dire? Abbiamo parlato di tuo marito Ricky, ma prima di lui, lo sappiamo, c'è stato. L'hai nominato subito, appena ti sei seduta Vabbè, sulla perché c'erano le lavatrice. ragazze di Roma abbronzate ad ottobre. Poi lui è veramente stato un grande, è un grande, è stato un, è un Antonello grande. È Venditti, un grande primo artista, primo matrimonio. matrimonio. E tu vieni da me, l'hai detto. Ci siamo Certo. lasciati per un tradimento. Ah, sì. E va bene. Suo, non mio. Ah? Suo. Perché i tradimenti non si perdonano? No. No, perché a meno che uno non si sia davvero innamorato di un'altra. Perché quando tu mi dici ma io non l'amavo, non me ne frega niente, allora lì ti punisco. Perché tu metti in crisi una storia molto importante per una, non si può dire, Per un flirt. per un flirt. Altro che flirt. Vabbè, diciamo flirt. Ma com'era Venditti negli anni 70? Com'era? Vabbè, era un grande artista ed era molto tormentato. Vedi, questo è il matrimonio invece di mia sorella Rossella con Vincenzo, che anche lui non c'è più, nel senso no, c'è, ma non è più marito. Vabbè, vi siete lasciati tutte e due, ecco. Tutte e due le gemelle, ma anche lì non posso dire perché. Non sono fatti miei, però secondo me c'era sempre un motivo, sempre lui. E vedi Antonello quanto era carino, guarda, sembrava un pretino. No, sembrava un prete, guarda, tutto vestito di bianco. Era la fine degli anni 70 Era la fine degli anni 70 e e c'era. vediamo queste immagini perché è lì che si stava consumando la tragedia interiore per Antonello Venditti. Stava Quale cantando, tragedia? beh, perché lui è stato molto male per questa fine del Ma matrimonio. tutti stanno molto No, male. scusami, ora dobbiamo. Scusa. Tutti stanno male. Io sono stata malissimo. Io sono Vabbè, stata. non è che. Parliamo un attimo di lui. Vabbè, lui se tu dici che è stato molto male. Ma non Guardate se... questo A me non filmato. sembrava allora. Mi sembrava stesse molto bene. Prego. Il 30 marzo del 2019 Antonello Venditti in concerto davanti a 10.000 spettatori ha parlato proprio di quel momento, ecco perché lo strappo su quella Ah, era camicia, ha detto su. dopo la separazione, quindi con te, pensai di farla finita, mi salvò Lucio Dalla. Corriere Questo è il 30 marzo 2019. della Sera. Quindi da poco, insomma, diciamo. Non sapevi al forum di Assago di questa dichiarazione forte davanti a 10.000 Allora, no, non persone? è che non lo sapevo, non sapevo che sinceramente che fosse uscita sui giornali, però me l'ha detto uno dei miei nipoti. E io gli ho spiegato che probabilmente non. Insomma, sono stata. Mi ha stupito e anche un po' mi ha fatto male, naturalmente, perché io non ho mai avuto la testimonianza del suo dolore vis-à-vis, faccia a faccia. Mentre invece credo che io, onestamente, dopo 3 o 4 anni ho raccontato a lui il mio dolore. Allora mi chiedo come mai due persone che sono tanto amate e volute bene, e poi finisce questo amore, questo matrimonio con un bambino, perché non l'abbia fatto con me, ma l'abbia fatto magari attraverso una canzone o attraverso una Beh, pare dichiarazione? che le canzoni un po' più belle siano dedicate a te, tipo Ci vorrebbe un amico, Ricordati di me, Dimmelo tu cos'è. Cos'è? Amici mai? Ma perché? Ricordati di me, questa sera che non hai da fare, e Questa è tutta la bella, città veramente? è allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore.
né tenerezza nel tuo cuore. Non c'è tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te. Pensava, parlava di sé pensando a me, o pensava a me, parlava di me pensando a sé. Hai capito? È uno sdoppiamento. Detto questo, l'hai reso ricco grazie a queste canzoni, eh? A proposito di soldi, sono meravigliose, hanno avuto un successo planetario, quindi brava Simona Izzo. Gli artisti sono, lui è un artista, e gli artisti chiaramente sono alimentati dalla sofferenza. Tolstoi diceva che l'infelicità è un grande soggetto, però se avesse dedicato dei diritti d'autore invece che delle canzoni, sarei ricca pure io. E non andresti ai reality, capito? Ma no, scusa. No, ci andrei lo stesso. Io ho sempre combattuto per la mia indipendenza, sì, certo. Ti giuro, io non voglio i soldi degli uomini. Casomai un bel regalo, ma io... Beh, guarda, più delle canzoni che regalo. Più delle canzoni, certo. Beh, cosa? Però le canzoni poi sono una cosa, poi la vita reale... Ma lui ha provato a tornare con te o no? No, assolutamente. E lui ha avuto una storia con la quale, con la persona con la quale ti ha tradito? No. Beh, perché non era, non credo fosse una grande... Cioè, non era una storia d'amore, ma è quella era che mi ha... Era un flirt. Ma no, perché tu flirt già è un eufemismo. Ma tu come l'hai saputo? Come l'ho saputo? Io l'ho saputo perché io dimmi tu. Sono un ispettore di polizia. Mamma mia, che pesantezza! No, sì, è terribile. Difatti, guarda, avermi come moglie, io penso, è proprio... 25 anni, Ricky Tognazzi, noi lo capiamo, cioè, tutti, no, quest'anno. Di più, scusa, noi sono 33 anni che siamo insieme. Beh. Poi sono 25 di matrimonio, ma 9, sono anzi 30. Io ho detto 25 di matrimonio. Vabbè, 25 di matrimonio, pensa pure gli altri 9, poveraccio. Comunque, sono 34 anni che... Io sono un ispettore di polizia. Come l'hai scoperto? Lo ricordi, no? No, me l'ha detto lui. Lui te l'ha detto? Che carino. No, aspetta un attimo. Che carino. No, dopo lo stalkeraggio. Dopo che io ho detto parla. Sempre lo stesso metodo. Sia per farsi sposare, sia per farsi dire le cose. Se questo... Voi siete in macchina i vostri uomini. Questa è una tortura, però. No, non è una tortura. Allora, se tu ti impegni, gli uomini mollano. Mollano. Mentre le donne no. Cioè, una donna può resistere alla verità, ma l'uomo a un certo punto crolla. C'è Rachele che dice brava. Rachele, scusami, che vuol dire metodo... questo brava? Perché io sono per il metodo Izzo sempre. Sempre. Brava. Non è chiudere in macchina. Quando Vincenzo parla con qualche fan, sta così, cosa guardi? Quando lui parla con qualche donna e le si avvicina, dico, cosa guardi? Lei le lenti a contatto, la ricrescita, cosa guardi? Certo. Quindi Mister Montella, 3 metri di distanza. Anche 4-5, no, così, da lontano salutano. Ma si vedi che è una passionale. Ma poi, scusate, la gelosia è una parte dell'amore, perché comunque è il problema di perdere l'oggetto del desiderio. Sì, ma torniamo ad Antonello Venditti, questo strappo. Ma basta, con lui. Ma abbiamo parlato un sacco. Quindi questo strappo con lui è stato ricucito, siete amici o amici mai? Aspetta, amici mai. È stato ricucito, poi si rompe di nuovo, poi si ricuce. La vita è lunga, è piena di cose. È stato ricucito in parte perché comunque uno che ti scrive amici mai... Amici mai. Ecco, amici mai. Ma non lo mettere in lavatrice, si lascia lì, va bene. Ma abbiamo lavato niente qui, niente abbiamo lavato.